Ciao ragazzi e bentornati nei Temi di Cereale. Siamo qui per un nuovo episodio delle Parolacce di Radio. La parolaccia di oggi, Gradi Plato. Cosa sono i gradi Plato? Ne sentiamo spesso parlare quando definiamo una birra, e c'è chi li usa per definire il corpo della birra, c'è chi li usa semplicemente per cercare di intuire quale sia la gradazione alcolica, c'è poi lo Stato italiano che invece li usa per tassare una birra. Ma in soldoni, in sostanza, di che cosa stiamo parlando? Si parla di gradi Plato quando bisogna definire la quantità di saccarosio presente all'interno di un litro di mosto, cioè tradotto in soldoni, chimici, biologi, master birrai, tappatevi le orecchie. Tradotti in soldoni, provate a immaginare un litro di acqua messo a livello del mare, quindi con la densità tipica di quella pressione barometrica. E questo litro di acqua a temperatura ambiente, se noi avessimo un litro di acqua con 12 gradi Plato, vuol dire che a quel litro di acqua che pesa un chilo, perché a livello del mare, perché a temperatura ambiente, perché senza sollecitazione, eccetera eccetera, dovremmo aggiungere 120 grammi di zucchero più o meno. Quindi 12 gradi Plato significano che circa 120 grammi di saccarosio sono stati aggiunti all'interno di un litro di bevanda. Questo che cosa ci serve? Ci serve per capire che in alcuni casi ci sono birre che fanno 18, 19, 20 gradi Plato. Più è alta la quantità di saccarosio, quindi più è alto il grado Plato, meno spazio ci sarà per l'acqua all'interno di quella birra. Di conseguenza più sarà alto il corpo, più sarà pieno il corpo di quella birra. E poi anche verrà aumentata la tassazione, ma queste sono cagate italiane. Non per forza però una birra con un grado Plato molto alto è una birra dolce, perché comunque poi entrano in gioco altri elementi che sono i luppoli, che sono i malti utilizzati, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Spero che quindi sia un pelino più chiaro di che cosa parliamo quando intendiamo i gradi Plato. Vi lascio qualche link in descrizione per poter approfondire un po' le vostre conoscenze e vi invito come al solito a cliccare mi piace sul nostro video, sulla nostra pagina Facebook e a iscrivervi al nostro canale. E soprattutto vi invito a venirci a trovare per provare qualche birra e capire così insieme ancora meglio di che cosa si parla con i gradi Plato.